yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Now I don't want you to go. You here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Il mio stato, ma abbiamo appena finito di fare 12 ore di viaggio, anche di più, ed è stato veramente un casino. E in più, cosa è successo? Ci hanno sbagliato l'alloggio, dunque noi, dopo aver tolto tutte le borse, aver fatto la spesa, abbiamo dovuto rifare tutte le borse e andare praticamente dall'altra parte del paese. E niente, comunque siamo in Calabria, a Marina di... oddio, è vicino a Torre Melissa. Marina di... boh, adesso non mi ricordo, comunque ve lo scriverò nel titolo. E niente, siamo qua e non vedo l'ora di andare al mare. E niente, ora andiamo a mangiare. Ciao! Ciao! Ciao, Ovviamente ci fate. Comunque oggi c'erano 37 gradi. Oh. C'era da morire. Ma tu si sta bene? Sì. Dopo aver fatto È molto ventilato. Adesso andiamo a casa a fare la doccia. Mangiare perché fa. Che così stasera usciamo. Andiamo a vedere. No. No. No, ma non è stasera. È un cantante. Boh, qualcuno. Comunque prima mi ero dimenticata. Dov'è che siamo? Marina di? Marina di Strongoli, vicino a Crotone. Provincia di Crotone. Ora è sera, siamo in giro. Fa freddo? No, che freddo. Con caldo della Madonna, ci saranno 37 gradi ancora. E andiamo a snerdare con Pokémon Go. Aiuto. After all this time I still wonder why I can't move on. Just the way you did so easily. Siamo tornati a casa perché siamo veramente tanto stanchi. E niente, noi ci vediamo per il vlog di domani. E domani sarà una giornata sicuramente più interessante. Andremo a fare il bagno, domani sera usciremo con i parenti, credo. Dunque niente, ci vediamo domani. Buonanotte. Every now and then I think you might want me to come show up at your door.
Ta-da! Abbiamo vinto! Aiuto il voto lei? Oh, vabbè, comunque di 300 punti in più. Per fare punti stasera. Che cazzo vuoi? Buongiorno. Ci siamo svegliati adesso, cioè io mi sono svegliata adesso. Lui è svegliato un po'. Non bello. Io mi sono svegliata alle 8:30. Nuova cover. Che ieri che ho tornati da lì e abbiamo comprato due nuove cover. La mia è uno sacchetto gigante, la sua è mia. Io se ve la faccio vedere. Che ieri sera siamo usciti con i parenti. Quella lì che. Cosa fai? No, ho sbagliato. Che gente. Volevo fare così. Vabbè, quella è la mia cover, l'orsacchiotto. Bella grande. E niente, oggi è pranzo, cioè pranzo. Stamattina credo che andremo al mare e poi tipo pomeriggio andremo dai parenti. Poi non so quanto potremo stare. Solo che non c'è nessuna voglia stamattina. E niente. Ciao. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. Sì, vabbè, sto perdendo il senso dell'orientamento. Oggi è venerdì, non mi sono di nuovo alzata alle 6. Salute. Non mi sono alzata alle 6 perché non ce la facevo. E niente, per fortuna. Qualcuno mi ha fatto raffreddare perché qualcuno lascia sempre la finestra aperta. Sì, bacio. Abbiamo appena finito di far colazione. Ora andiamo al mare, che oggi è bello. Tipo, finalmente il primo giorno non è di mare piatto. Posso usare le pinne? E buon niente. Ciao. Che vedete? Spero che non si vede. Stamattina non abbiamo fatto i vlog perché lui non aveva voglia. E lei? Sì. Stamattina siamo andati poi al Crotone, che dovevamo comprare la maglia del Crotone a suo fratello, solo che 50 euro. Pazzi. Beh, io le spese 50 euro. La vendevano solo in un negozio della Zeus, 50 euro. E dovevi per completo, forza, però, dovevi per forza comprare anche i pantaloncini perché c'erano solo le taglie grandi di solo le maglie. C'era tutto completo, meglio così. E niente, poi abbiamo fatto un giro al mercato. Oggi credo che andremo al mare, sempre se sto tempo forse. Si calmi, perché sono tre giorni che fa pioggia, vento, grandine, uno schifo. Alla fine oggi siamo venuti al mare. Che c'è? Sto obbligato a venire al mare. E alla fine stasera mangiamo a casa e poi andiamo alla sagra. Che
culo. Ci ho venduto della Madonna, spero che si senta qualcosa nell'audio. E niente. Vai là, continua andare là. Dai, che non funziona così, vai. Cammina, che l'uovo non si schiude, sennò. No, così non va bene, devi camminare avanti e indietro, ho detto. Brutto tempo, siamo usciti a fare una passeggiata che è praticamente tanto ventilato oggi, al mare non si può stare. Saluta. Ciao belli. Lui è sempre in cerca di Pokémon, come al solito. E niente, i suoi genitori sono andati avanti. Faremo un giro così, oggi andiamo a salutare i parenti dove a Belvedere di Spinello. E boh. E poi niente, stasera andremo a mangiare la pizza con altri parenti e basta. Siamo al santuario di Belvedere, è bellissimo. Adesso sta arrivando anche Luca. Qui c'è tutto l'anfiteatro, è bello bello bello. Buongiorno! Stamattina ci siamo svegliati più tardi e adesso facciamo colazione e poi oggi di nuovo brutto tempo, mi sa che al mare non ci andiamo. E niente, poi oggi abbiamo tutta la giornata libera per fare niente. Boh, vediamo, perché fa un po' freddo. I suoi genitori sono usciti. Adesso facciamo colazione. E niente. Luca gioca sempre a Pokémon Go. Adesso mi sono preparata. Tornati a casa perché in giro non si può stare. Volavi. C'è un vento della Madonna e in più facciamo con la pilone. C'è un sacco di sabbia che ti va addosso. Ma va, c'è il vento, siamo al mare. E niente. La vacanza è stata un po' così perché noi siamo andati tanto al mare. Era sempre ventilato. Vabbè, in due giorni. Vabbè, il giorno più bello arriva domani. E domani è il compleanno di Luchino e domani facciamo anche un anno e 5 mesi. Che culo. E lui non se lo ricorda. Preferisco compleanno. Non è vero, dai, sto scherzando. Che stronzo. E per il resto, boh, adesso andiamo a mangiare e stasera credo che usciamo. Ciao belli. Siamo appena tornati dal mercato, ho fatto un po' di spese. Ho comprato delle cose da portare a casa, due soppressate. E sono stanchissima. Non sono ancora arrivati i suoi genitori, infatti siamo chiusi praticamente davanti alla porta. E oggi a pranzo andiamo dai parenti per il compleanno di Luca, che sono andato giù a vedere se arrivano i suoi. E questa sera non lo so. So solo che oggi a pranzo sarà un delirio, chissà quanta roba fanno da mangiare. Comunque sta arrivando su Luca.
sembra sia lui. Sì, è lui. Luca. Luca. Auguri. Auguri, Luca. Grazie. No, non ci credo. Si è spenta la luce. Dai, accendi sta luce. Dai, accendi sta luce. Accendila. Comunque, auguri. E facciamo anche un anno e 5 mesi. Che c'è? Oh, la faccia. Ma con chi sto io? Ma con chi sto? Abbiamo trovato il posto finalmente, ci siamo messi vicino al lago, giusto? Al lago Astila, che è qua, solo che noi tipo ci troviamo un po' più sopra. E abbiamo fatto la carne alla brace, abbiamo mangiato la pasta, abbiamo mangiato un po' di verdurine, ci siamo sporcati le scarpe perché c'è un sacco di mare. Di mucche. Fino là. E come nel video che avete visto prima, praticamente abbiamo incontrato un toro in mezzo alla strada e c'era una ragazza che aveva la maglia rossa. A un certo punto ha cominciato a puntarla e infatti l'hanno soccorsa portandola in felpa e poi meno male che se n'è andato. Abbiamo avuto solo un po' abbiamo avuto solo un po' di paura quando si stava avvicinando verso la macchina. Neanche fosse chissà. Oh, io c'ho paura, intanto sei salito in macchina correndo, dunque non è vero. Sì, sì. Ed eccoci arrivati alla fine di questa bellissima esperienza. Ringrazio i genitori di Luca per avermi fatto vivere questa esperienza con loro. Ho visto posti nuovi, posti bellissimi e grazie ancora. Alla prossima!